Do take. Urca, magari finalmente. Se allora io mi accomodo di qua, vediamo chi abbiamo. Prima di tutto, ciao. Ciao. Buongiorno. Sei Alessandro. Sono Alessandro, sì. Piacere. Buongiorno, buonasera. Allora, quello che sappiamo è che siete dei fan veramente molto molto accaniti, molto forti. Sappiamo che tu sei il webmaster del sito qui in Italia, lui è, giusto? Lui sì, del sito qui in Italia, che è un sito. Luca, esatto. È un sito affiliato al fan club ufficiale che è Wiborrocchio. E invece Luca. Sì, esatto. Ciao, tu ciao. Sei. Giovanissimo, anche tu webmaster, esatto, anche io webmaster in Italia insieme ad Alessandro, e appunto essendo giovanissimo cerco di ripercorrere un po' quello che furono i Queen con il collezionismo, con tutti gli oggetti che hanno fatto comunque parte della storia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Noi siamo una community presente sul web, quindi.it. Abbiamo organizzato per questi due giorni una mostra di vinili e memorabilia dei Queen, piuttosto esclusive e uniche. Siamo presenti dall'altra parte, in fondo, con uno stand abbastanza grosso. L'intervento di oggi è molto interessante. Io adesso vi introduco i tre collezionisti che sono presenti oggi. Abbiamo Karin Navarrini, Ferdinando Frega e Luca Navacchia. Single little
qui in Italia e Twin Beach qui. Spero che i parchi godano del grande successo e buona fortuna. Thank you. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Buonasera, benvenuti a questo, a questa Queen Night. Ricorderemo insieme lo spirito di Freddy e noi come community QueenItalia.it festeggiamo stasera il nostro quinto anno online, quindi direi che siamo forti, anzi facciamoci un applauso. Vi sto per introdurre la persona che ha lavorato e che è stato l'artefice di questi capolavori, perché lui è il produttore, era in studio con loro, registrava le tracce, le mixava, e il sound che noi amiamo degli album come Innuendo, come Made in Heaven, è frutto del suo lavoro. Signore e signori, un applauso per David Richards. Dei responsabili, si può dire così, Alessandro, di QueenItalia.it, giusto? Sì, sì, esatto. Ciao Fabio. Oh, c'è un appuntamento molto importante sabato 26 di novembre al Palasport Panini Casa Modena, alle 5 sì. Si comincia. Dici bene. I want to break free. I want to break free. Podcast. Oggi ricorre il 21esimo anniversario della scomparsa di Freddie Mercury e per celebrarlo vogliamo parlare con Giuseppe Guttadauro, che è il moderatore della community di fans più grande d'Italia dedicata ai Queen, che è QueenItalia.it. Giuseppe, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Che cosa succederà questa sera a Stazione Birra Roma Ciampino? Guarda, è tutta una sorpresa, perché abbiamo invitato a Reynold Mark, che è un famosissimo produttore dei Queen, quindi ci racconterà molte chicche e sicuramente porterà anche del materiale mai visto prima da... Allora, vi auguro buon divertimento per la festa di questa grazie sera. Grazie mille. Ricordiamo agli ascoltatori QueenItalia.it, il moderatore, esatto, della community di questa comunità appunto di fans, era Giuseppe Guttadauro. Ha molte colpe o molti nervi. Signori e signori, accogliamolo con un grande applauso. Reynold Mack. Thank you for coming.
people on.